continuiamo la programmazione con un documentario svedese. Come sapete, quest'anno abbiamo dedicato un piccolo focus con quattro titoli in programma in collaborazione con lo Swedish Film Institute e con il patrocinio dell'ambasciata di Svezia di Roma. Il documentario che state per vedere è un documentario del 2010, non è un'anteprima italiana, in quanto è stato presentato la scorsa estate a Roma al Dopo Gender Film Fest presso il Gay Village. Abbiamo qui il piacere di avere con noi Gianna Manzaro, che si occupa della programmazione e direzione artistica di questo festival romano, e è una cosa a cui teniamo particolarmente, questa della possibilità di collaborare con altri festival a tematica, cosa non semplice, non sempre possibile, molto stimolante, e in questo caso ci siamo riusciti. Quindi lascio la parola a Gianna, che vi introduce al film che stiamo per vedere. Bene, intanto ringrazio Fabrizio e tutti gli amici del Florence Queer, e devo dire che sono molto contento di questa collaborazione, perché il nostro festivalino, come lo chiamo io, ha solo 2 anni, è ancora un neonato e nasce all'interno del Gay Village su spinta di Imma Battaglia, che ha creduto da subito a questa proposta che le avevo fatto una sera, così chiacchierando del più e del meno. E tra l'altro mi fa molto piacere portare qui a Firenze stasera i saluti del Gay Village e di Imma Battaglia, di tutto il gruppo direttivo e del DK Project di Roma. E come diceva Fabrizio, i festival dovrebbero dialogare di più. Dovrebbero dialogare di più, passarsi informazioni, darsi dritte sui film e magari collaborare, come abbiamo fatto noi in questa occasione, e come speriamo di poter continuare a fare. E nella fattispecie fa molto piacere vedere che il lavoro fatto su Regretters di Marcus Linden, cioè la traduzione, i sottotitoli italiani, di averli potuti dare alla Florence, è una spesa risparmiata per loro. Noi entriamo in una realtà più grande di noi e sembra un ragionamento mercantile, ma in realtà è un po' di più. Ci guadagniamo tutti. Ci guadagniamo tutti perché dialoghiamo, usciamo letteralmente allo scoperto e possiamo collaborare. Perché uno dei problemi della cultura in Italia, che non è legato soltanto al avere o non avere soldi, fondi e tutto quanto, è l'estrema settorializzazione delle persone che operano all'interno di questo mondo, che è un male un po' tipicamente italiano. Quindi si spera in qualche modo di aver dato un piccolo colpettino a questa... Certo, poi questo male è particolarmente acuto nelle nostre realtà, diciamo, LGBT, in quanto poi ci sono regressi, scelte politiche, scelte strategiche, lotte all'ultima comunicato stampa per arrivare sulle prime pagine, mentre invece ci siamo trovati subito bene nel dire questo è un valore aggiunto per entrambe le nostre realtà, non solo, ma avvia anche proprio un discorso sul piano culturale che fa crescere entrambe, perché poi confrontarsi con altri festival che, seguendo la loro linea artistica, seguendo quello che la loro mission, comunque fanno delle scelte che noi ci troviamo casualmente poi a riconfermare all'interno di quelli che sono i nostri ambiti, fa estremamente piacere, perché ci troviamo a confrontarci da prospettive diverse sullo stesso film. No, condivido ogni parola di quel che hai detto, perché quel che hai detto rappresenta un po' la maledizione delle sinistre in Italia, che dove ci stanno due persone che la pensano più nello stesso modo nasce subito un terzo partito, che come matematica fa un po' schifo, però è la realtà di tutti i giorni in Italia. Entrando invece nello specifico del film, quando si è trattato di selezionare il film di Marcus Linden per il GDFF, Gender Film Film Fest, non abbiamo avuto alcun dubbio. Intanto perché è un film. Io, quando presento le scelte del nostro festival nel comitato direttivo, dico sempre: io scelgo dei film, non seleziono dei documentari. Il documentario non esiste, esistono i film. E questo di Marcus Linden è un film, lo vedrete. È un film che nasce da un programma radiofonico che Marcus Linden conduceva
a Stoccolma, che era incentrato su i rimpianti. E una sera Marcus parla con uno dei due protagonisti del film, che racconta la sua storia di come, cambiando, poi era sempre insoddisfatto del suo cammino esistenziale. In trasmissione chiama l'altra persona e dice: questa è esattamente la mia storia, ma da un altro punto di vista, voglio venire anche io. E Marcus disse: non posso fare due trasmissioni sul medesimo argomento dal punto di vista rovesciato. Per cui nacque l'idea di fare intervistare i due protagonisti, l'uno e l'altro, ossia metterli di fronte e i due si dovevano fare delle domande. E l'idea forte, proprio di messa in scena del film di Marcus, è stata quella di metterli contro uno sfondo nero. Cioè sono due persone che raccontano l'insieme della loro vita, si confrontano, persone che in maniera diversa hanno attraversato la vita e le rispettive solitudini e che per la prima volta incontrano un interlocutore in grado di capire cosa sta dicendo l'altro. E il nero sullo sfondo è il nero di un'intera vita che viene popolato dall'ascolto, perché uno dei drammi del film è che queste persone raramente hanno avuto la possibilità di farsi ascoltare e il più delle volte hanno preferito non essere ascoltate per nascondersi. Ma la cosa entusiasmante del film di Marcus Linden, che rifugge in maniera netta da qualunque miserabilismo, pietismo o patetismo, alla fine ciò che emerge da questo film è una incontenibile voglia di vivere ancora, perché tutto ciò che è stato fatto, vissuto sino a quel momento, non è altro che il preludio a una vita ancora più piena, tutta da scoprire, ancora da venire. E tutto questo avviene nell'arco di scarsi 60 minuti, con un dono di sintesi e di precisione narrativa davvero encomiabile. Non a caso Marcus Linden, in collaborazione con Mauro Andrizzi, avrebbe poi vinto a settembre a Venezia il Leone d'Oro per il miglior mediometraggio della sezione Orizzonti con il film Accidentes Gloriosos. Questo per dire che Linden è un cineasta che ha già alle spalle dei lavori di grandissimo interesse, ma che sicuramente farà parlare anche in futuro di sé. Quindi è molto bello che sia, se non sbaglio, questa è l'ultima proiezione, questa di Peter Flores. No, è l'ultimo titolo dell'intero Verso Focus svedese. Ok. Finiamo domani. Ok, quindi dico, è molto bello che questo film, che conclude il Focus, in realtà è il film che ha vinto da noi a Roma il premio del pubblico con un plebiscito impressionante. E speriamo ovviamente che ottenga lo stesso risultato anche stasera qui a Firenze. Ne sono convinto, ti ringrazio tantissimo, perché come grazie vedete, ascoltare le prospettive dei colleghi è sempre illuminante. Grazie e buona visione.